Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Caterina. Buonasera Carlo, buonasera a tutti. Buonasera e bentrovati al nostro consueto appuntamento con l'infinito dentro un bisogno, l'incontro. La finestra che noi apriamo sul mondo del volontariato e del no profit alla ricerca di testimoni del positivo. Vedrete che il nostro ospite di oggi rappresenta a tutto tondo proprio il mondo del volontariato. Noi lo diciamo sempre, ma in modo particolare potremmo dirlo in questo momento storico che possiamo davvero dire di vivere. Il volontariato è capace di entrare nelle pieghe del bisogno e di rispondere ai bisogni in maniera sempre innovativa e come dire, sempre più anche creativa. La presento del nostro ospite a Caterina. L'ospite di questa sera è Ezio Romano, presidente dell'associazione ESED di Novara, nonché segretario generale del Centro Servizi per il Territorio. ESED è un nome molto suggestivo che deriva dall'aramaico e poi, come ci racconterà Ezio, che ci descriverà appunto che cosa si intende, a cosa si ispira, è comunque un'associazione vicina agli ultimi, ai deboli, agli emarginati. E mi è piaciuto quello che è stato scritto rispetto all'associazione, che vede però l'ultimo, l'emarginato, il più debole, come una risorsa, quindi in un rapporto, in una relazione. Non è un rapporto di aiuto, ma è uno scambio, una reciprocità. Come diciamo sempre, è il cuore del volontariato, appunto, la relazione. Io aiuto il bisogno dell'altro, ma perché l'altro risponde anche al mio bisogno. Ezio, raccontaci appunto di questa associazione, che cosa significa ESED, come nasce, quando nasce, un po' la sua storia. Va bene, buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qua questa sera, vi ringrazio anche per poter presentare il gruppo ESED, perché il gruppo ESED si è staccato da poco dalla parrocchia, era sempre stato nella parrocchia, da circa un anno si è staccato e ha un'identità propria. ESED è un termine aramaico con molteplici significati, sono bontà, fedeltà, misericordia e bellezza. È un vocabolo tra i più rilevanti dell'Antico Testamento che definisce l'alleanza tra Dio e il suo popolo. Quindi è un legame tra le persone che si amano e si stimano. L'associazione è nata nel 2010, è nata in parrocchia, è stata fondata da Don Andrea Mancini, che è un po' l'ideatore e fondatore di questa associazione, nata appunto per coprire le esigenze che c'erano in parrocchia per aiutare più che altro i deboli. È un qualcosa che è nata completamente integrata con la parrocchia, non era un'associazione che era indipendente. La parrocchia di? Parrocchia di Lumellogno, chiedo scusa. Parrocchia di Lumellogno, Lumellogno è un quartiere di Novara, è forse il quartiere più grosso, uno dei più grossi come quartieri periferici, con 2.000 abitanti su Lumellogno, più ce ne sono altri 500 sparsi nei vari paesini che sono di contorno. Quindi, essendo anche decentrati, i problemi ci sono di più di quelli della città. Quindi nel 2010 vi costituite, nel 2011 Nel 2011 ci onlus. Iscriviamo, diventiamo onlus, ci siamo iscritte come onlus. E nel 2020 diventate nel 2020 ci cambiamo, organizzazione di volontariato. Diventiamo appunto, con il discorso anche delle nuove leggi sul terzo settore, a questo punto diventiamo una ETS e ci stacchiamo completamente, diventiamo un'entità indipendente, ma sempre con gli stessi scopi, quindi sempre per aiutare le persone bisognose e dare un aiuto anche alla popolazione. Ecco, ci stavi anticipando, insomma, raccontando un attimo che lo focus, la mission è proprio aiutare i più bisognosi. Raccontaci bene l'attività dell'associazione, perché è molto variegata. Sì. Quindi qual è la mission e in che modo concretamente realizzate, sì, questa, allora, mission? L'associazione ha 54 soci, più un'altra decina di volontari, che sono anche soci, però principalmente i soci sono... La maggior parte sono ancora i soci fondatori, a parte Don Andrea
Mancini, che adesso è diventato parroco della Madonna della Bicocca di Novara, però la maggior parte sono ancora all'interno dell'associazione. Che cosa abbiamo? Abbiamo un centro d'ascolto che è aperto martedì pomeriggio ed è situato in Piazza Martiri, 16 luglio 1922. Il centro ascolto è aperto il martedì dalle 13 alle 18 e qui accogliamo i vari volontari. Da dove prendiamo i fondi? Vediamo un attimo questo che è molto importante. I fondi li prendiamo da donazioni da parte di soci e quindi anche simpatizzanti. Abbiamo la tessera, l'elargizione del 5 per 1000. Abbiamo poi la raccolta di fondi straordinari e i mercatini di solidarietà. Come centro d'ascolto facciamo elargizione di contributi per pagamenti vari, quindi non solo ai soci, come dicevo prima, ma bensì anche alle persone che si vengono, che normalmente sono già passate dal centro parrocchiale, dal centro d'ascolto parrocchiale. Quindi vengono da noi se il centro parrocchiale non ha più i fondi per poterlo, come in questo momento che è molto difficile reperire fondi, vengono da noi per i pagamenti di bollette, fatture, affitti e noi glieli diamo in alcuni casi a fondo perduto, in altri casi ci promettono di restituirle, ma purtroppo poi sarà molto difficile che vengano restituite. Altra attività, quindi questa è una delle attività che noi diamo come centro d'ascolto. Sempre come centro d'ascolto diamo al soggetto il sostegno scolastico tramite pagamento di abbonamenti di autobus per i bambini, libri, materiale scolastico e altro materiale didattico. Diamo l'assistenza per i contratti di locazione, quindi quando devono cercare un appartamento, se normalmente sono extracomunitari o persone che hanno dei grossi problemi, quindi A bisognose, dare anche magari delle a garanzie. dare delle garanzie, quindi dare le garanzie è anche il limite, anche dare delle fideiussioni, perché altrimenti è difficilmente un extracomunitario o una persona che ha avuto dei problemi finanziari, economici, viene data una casa, chiaramente è questo. Quindi interveniamo noi per dargli una mano per poter fare questo. Facciamo anche del disbrigo e aiutiamo nelle pratiche burocratiche. Molte volte vengono da noi anche soltanto per chiedere un ISEE, per chiedere determinati documenti che molti non sarebbero in grado di poter fare. O nel caso di immigrati, vengono da noi per chiedere come poter fare, per chiedere permessi di soggiorno, aiuti, E poi voi esempio, li li indirizzate indirizziamo. Ecco, noi ai collaboriamo vari perché, enti. infatti, c'è da dire una cosa: Gruppo ESED, sin da quando è nato, collabora con altre associazioni di Novara. E non solo di Novara, ma anche dei comuni limitrofi, ma principalmente lavora in sintonia, in collaborazione con i servizi sociali del comune di Novara. Comune di Novara che quando ha bisogno, sì, ci facciamo un po', ci aiutiamo a vicenda nel trovare le soluzioni sia negli appartamenti e così via. Uno, sempre parlando del comune di Novara, quindi altro lavoro che viene fatto, altro scopo. È appunto il arredare tutti gli appartamenti del comune di Novara. Quando il comune di Novara trova, i servizi sociali trovano un appartamento che deve essere affittato e dato a una famiglia bisognosa, siamo noi che glielo andiamo completamente ad arredare e non solo arredare, ma viene completamente data. Completa, quindi settata anche con suppellettili, materassi, lenzuola, quindi gli diamo un appartamento pronto per entrare. Si tratta di molte persone che molte volte vivevano o nel villaggio TAV, poi vediamo bene che cos'è il villaggio TAV, lo riprendiamo dopo, o che vivevano magari in soluzioni che erano una stanza con Ecco, dentro e la cosa 5-6. interessante è che però per arredare queste case tante volte viene fatto lo sgombero, no? Degli Perfetto, ecco, una appartamenti. delle Ma, e chi attività. lo fa? Perché questa è la Ecco, cosa veramente allora, interessante. quello che noi facciamo appunto è lo sgombro degli appartamenti, cantine, quindi se c'è bisogno di qualcuno che deve completamente svuotare un appartamento, lo facciamo noi. Cosa viene fatto? Ci sono dei volontari, ma molte volte chi lo fa
sono degli o extracomunitari che hanno bisogno di lavorare, oppure di altre persone che sono bisognose, che quindi Che in cambio cosa gli diamo? Noi in cambio gli diamo, gli paghiamo bollette, gli diamo del cibo, gli diamo aiuti, quindi non potendo uno pagare i scambio. volontari, a questo punto gli diamo dei servizi o altre, chiamiamole utilities, che a loro possono servire. E anche questo gli permette di poter entrare nel mondo del lavoro. Molte volte abbiamo anche trovato il lavoro, quindi anche per loro, una volta che ingranano, che incominciano a capire come funziona, trovano un lavoro e poi fino a che Certo. diventano molte, si spera, indipendenti il prima possibile. Ecco, agganciandomi a questo, no? Noi lo diciamo spesso nelle nostre trasmissioni, il volontariato è proprio una rete, no? Adesso mi veniva proprio in mente come è una rete di, no, dove c'è un do-des, cioè nel senso che c'è Sì, proprio un interscambio, una c'è uno scambio, reciprocità. infatti, hai pienamente ragione, Carlo. E in questo momento, no, che vabbè, siamo in emergenza, emergenza Covid, ecco, io quello volevo domandarti è un po' questo. Ho visto che fate parecchie cose, siete attivi in parecchi ambiti. Sì. Il volontariato ha sempre le antenne pronte per la risposta giusta al momento giusto. Allora, come l'emergenza Covid in qualche modo ha modificato la vostra attività e io so che siete anche molto impegnati proprio nell'ambito del cibo, del donacibo, del fresco, no? Proprio perché questa è una delle grandi emergenze. Certo. Allora, l'emergenza Covid non ci ha trovato impreparati, ci ha trovato in un momento in cui stavamo, proprio nel momento che ci eravamo staccati, proprio nel momento in cui noi eravamo usciti, eravamo diventati una nuova entità, quindi stavamo partendo con le nostre gambe indipendenti, ci siamo trovati questa emergenza Covid che abbiamo dovuto aiutare immediatamente i cittadini. In che modo? Hauser, ad esempio, un'altra associazione a Novara, prelevava il cibo nei vari supermercati e lo distribuiva alle varie centri di distribuzione o direttamente a delle famiglie bisognose. Hauser aveva tutte persone che la media erano 70-72 anni di Certo, media dei mamma mia. volontari. Con un discorso di Covid hanno dovuto chiudere perché, per non mettere a rischio i vari volontari. È rimasto scoperto questo servizio. Prima cosa che noi abbiamo fatto è stato quello di sostituirci ad Hauser andando a prelevare il cibo e andandolo a portare ai centri caritativi, cosa che ad oggi stiamo continuando, ancora oggi stiamo facendo. E questo è il primo servizio che abbiamo dato in sostituzione di associazioni che purtroppo non avevano potuto portare a termine il loro scopo, la loro mission. Ma principalmente la seconda cosa che abbiamo fatto, il grosso problema arrivato il Covid, erano le mascherine che assolutamente non si trovavano a prezzi che erano spropositati, 2 euro, 3 euro a mascherina, una cosa impressionante. Abbiamo cercato di trovare queste mascherine un po' in tutto il mondo e andarle a importare, quindi facendole pagare 5-6 volte meno del prezzo del mercato. E questa è stata la seconda cosa che ha aiutato moltissimo, anche perché poi non solo su Novara, non solo sull'Umellonio, ma abbiamo aiutato Novara, anzi molte sono arrivate anche Villa d'Ossola e anche qua da voi, Villa perché d'Ossola. molti che, anche altri presidenti di altre VCO. associazioni del VCO, non trovandole, le ricercavamo, gliele spedivamo noi perché le pagavamo 3 volte meno di quello che le trovavano loro, quindi abbiamo trovato quello. Questa è stata la prima cosa. Seconda cosa, vabbè, poi c'è stato il lockdown, è finito, quindi siamo tornati un po' alla normalità. Ancora oggi le mascherine le facciamo arrivare perché le paghiamo ancora molto meno di quello che Ecco, c'è, però. ascolta, per tornare al discorso del cibo, ma questo è un servizio che state facendo tuttora, cioè in questo momento, cioè voi avete la percezione che l'emergenza continua chiede Sì. ancora questo servizio? Sì, questo servizio chiedono ancora perché le si trovano, però molte volte non le trovano con la stessa qualità che avevamo noi e ancora il prezzo è No, ancora. ma adesso mi sto proprio riferendo al cibo, cioè quel discorso che Ah, il cibo? facevate No, il cibo no, del il cibo fresco, ancora del. oggi, a oggi viene ancora fatto tranquillamente. Siamo ancora noi che portiamo da lunedì al sabato. Portiamo il cibo, lo preleviamo dai centri, dai vari supermercati, il cibo fresco in scadenza e li portiamo per la parrocchia di San Martino,
Lì portavamo a Sant'Andrea, che dovrebbe riprendere nuovamente nei prossimi giorni, alla parrocchia di San Rocco, parliamo tutto di Novara qua. Certo. Va a Granozzo, che è un comune vicino a Novara, alle suore del Sacro Cuore, che sono in via Solferino a Novara, e poi a Lumellogno. L'altro giorno, il mercoledì, è su Lumellogno. In Quindi è un questo lavoro che mi... la cosa interessante è davvero, no? Lo dicevi bene tu, come quello che è una cosa normale, no? Diventa in emergenza, diventa un bisogno che ha bisogno evidentemente di essere sostenuto. Io ne approfitto, faccio un appello, agganciandomi a quello che dicevi prima delle vaccinazioni, anche se poi ne riparleremo. I volontari per poter operare hanno bisogno di essere vaccinati. No, noi con altri centri di servizio abbiamo fatto Certo. questo appello e penso che sia molto importante perché davvero, no, molte delle nostre associazioni, al di là dell'età ovviamente, dei volontari, hanno proprio bisogno di questo sostegno, di questo supporto per loro, evidentemente anche poi per garantire gli ambiti nei quali poi si trovano ad operare. Proviamo a riallargare un attimo il discorso. Io ho visto che c'è un progetto molto bello che si chiama Bimbi Tav, no? Che ha tante valenze, magari iniziamo a parlarne e poi le svisceriamo. Ce lo Sì. racconti? Sì, e poi torniamo sulla parte Covid che vediamo un po' di altre Sì. cose. Bimby Tab, quando siamo partiti, appunto, uno dei grossi problemi che c'è stato con il discorso Covid è che i dormitori su Novara erano stati chiusi, quindi dove c'erano le persone indigenti, clochard, non chiamiamolo in altro modo, chiudendo questo dormitorio. Non sapevano più dove andare, li hanno portati sul villaggio TAV. Villaggio TAV che cos'è? TAV è treno ad alta velocità, quindi sono i cantieri dell'alta velocità che sono sparpagliati lungo la Certo, tutta tratta la linea, Milano-Torino, così. quindi ce n'è uno a Novara, uno a Viandrate, ce n'è un altro tra Vipicino Boffalora, ce ne sono molti. Questi sono stati riutilizzati per creare per darli ai servizi sociali o per dare delle abitazioni alle famiglie indigenti. Novara è stato creato, chiamiamolo villaggio TAV, ma che poi è stato Certo. chiamato villaggio Emmaus, che è stato dato Bello. anche poi in gestione alla cooperativa Emmaus, nel quale ci sono una cinquantina di famiglie e da lì sono stati portati poi anche tutti i senza tetto che c'erano su Novara. Quindi sono stati prelevati tutti, il comune di Novara quando è arrivato il Covid ha preso tutti questi senza tetto e li ha portati lì. Problema che avevamo è che lì c'erano tantissimi bambini di varie nazionalità e abbiamo creato un progetto proprio in collaborazione con CST per aiutare i bambini per fargli fare un qualcosa di diverso. I bambini se no sarebbero stati un giorno intero chiusi a guardarsi la TV, a parlare non italiano perché se stavano in casa parlavano la Certo, non lingua avevano modo di locale. stare con altri. Quindi abbiamo cercato di fare un progetto, abbiamo studiato un progetto che potesse aiutare questi bambini ad uscire e a trovare, giocare con le altre persone, sempre mantenendo tutte le varie Precauzioni. regole di sicurezza e Certo. tutto, perché non è così facile in questo Certo. periodo. Infatti abbiamo avuto moltissimi problemi a farlo partire questo progetto per questioni appunto di sicurezza sanitaria, ma per coinvolgere questi bambini e fargli fare un qualcosa di diverso. Quindi un insegnamento, fargli fare spettacoli, cioè fargli Sì, dare animare proprio la vita sociale, animare la culturale, vita, come animare se la vita fosse, in tutti gli infatti effetti. abbiamo usato il termine villaggio, è molto bello quello Perfetto. perché alla fine non basta soltanto dare una collocazione, ma la rete, no? Lo dicevamo bene prima, Perfetto. dei rapporti, delle relazioni sociali, Perfetto, cioè quindi è proprio il pane. abbiamo trovato anche dei volontari che erano già stati prima, avevano già seguito dei progetti sia musicali che artistici, teatro, che ci hanno aiutato nel fare questo. Ecco. Visto che il tempo purtroppo in questa trasmissione Vola. vola, velocemente, siete stati i primi a far partire, a dare un supporto Sì. per la campagna vaccinale. Allora, nella campagna Flash vaccinale, di questo. velocissimo,
Allora, campagna vaccinazioni. Abbiamo capito che gli over 80, quando sono partite le vaccinazioni degli over 80, ci sarebbero stati dei problemi nel portare. Allora, che cosa succedeva? L'over 80 arrivava nella sede dell'ASL o la sede dove veniva fatta la vaccinazione e a questo punto doveva stare a compilarsi moduli, scheda anamnestica, schede di consenso e stava 20 minuti ad aspettare. Cosa che per una persona anziana stare 20 minuti in un centro del genere dove c'erano tantissime persone non era assolutamente salutare. Indicato. Quindi abbiamo fatto un servizio di distribuire a tutte le persone che dovevano essere vaccinate, over 80, questo tipo di. Gli abbiamo dato i vari moduli e li abbiamo aiutati a compilarli. Quando è stato il momento che il 15 di marzo è partita la campagna per il discorso di preadesione per le vaccinazioni degli over 70, abbiamo intuito che fare la preadesione sul sito della Regione Piemonte, Piemonte ti vaccina, per un over 70 non era assolutamente facile. Da statistica abbiamo calcolato che uno su 10 sarebbe stato in grado di farlo, uno su 5 se andava a basare, facendosi aiutare dai vari parenti, amici e E figli. quindi avete dato questo Abbiamo dato questo supporto e avete servizio. fatto, avete, siete stati anche proprio un po' i promotori, Siamo no? stati i Cioè l'esempio, promotori, siamo perché stati i promotori. anche Infatti, attraverso il per CST. questo, sì, infatti abbiamo coinvolto CST anche, non è stata poi, prima di tutto è stato il Comune di Novara Certo. perché inizialmente abbiamo avuto moltissimi problemi con i messaggi che ci arrivavano da parte della Regione Piemonte perché davano degli errori, non funzionavano E e siete quindi riusciti siamo anche. riusciti, sono E riuscito con quindi varie cose. adesso cosa Adesso continua funziona questo tutto. supporto? Però che cosa abbiamo fatto? In collaborazione anche con la dottoressa Concila Maria Grazia, che è la vicepresidente anche dell'associazione ESED, abbiamo fatto questo servizio di prevaccinazione direttamente nei suoi ambulatori. Perfetto. Perché motivo? Perché le persone che sono soggetti sensibili o con patologie gravi non potevano essere fatte da noi, ma devono essere fatte da lei. Quindi in quel modo, fatto nello Quindi stesso studio. direttamente dal medico Certo. presso un ambulatorio. Questo il Comune di Novara, quando l'ha saputo, il dottor Paolo Cortese è rimasto entusiasta e ci Siete ha diventati un supportato esempio e per. è arrivato un esempio e a questo punto ci siamo rivolti al CST per trovare altre associazioni che l'avrebbero fatto. Hauser è Seguendo, partito certo. immediatamente, ancora una volta, beh, anche Hauser perché con il presidente Massimo Manica ci sentiamo Certo. spesso, quindi è stato E siete semplice. appunto, altre associazioni hanno E iniziato a altre seguire sì, questo sono per seguire, vostro. al momento ce ne sono quattro, me ne Ecco, partiranno altre. voi abbiamo detto prima, recuperate il fresco, fate lo Sì. Sì, sgombro degli appartamenti. Facciamo questo appello? allora, un furgone, usiamo per fare tutte queste attività, usiamo un furgone che ci è stato regalato 7-8 anni fa. Oggi come oggi cominciamo a avere dei problemi, è vecchio di 15-16 anni, quindi i problemi li ha. Proprio oggi si è bloccato, quindi era proprio una telefonata prima di venire qua dicendo che si è bloccato. Quindi abbiamo lanciato un progetto con la Fondazione Comunità Novarese per l'acquisto di un nuovo furgone. Quindi quello che noi chiediamo, se qualcuno vorrebbe fare una donazione, in questo momento penso che ci siano tutti i dati che siano sul video, può essere fatta appunto una donazione rivolgendosi alla Fondazione Comunità Novarese con un conto corrente o postale, conto corrente postale o bancario o anche con PayPal per poter fare queste donazioni. Aiutateci perché noi aiutiamo voi, quindi come abbiamo detto all'inizio è un aiuto reciproco, cioè noi aiutiamo per aiutare gli altri ad essere aiutati. Allora, direi che siamo quasi in chiusura, però ti lascerei proprio un minuto per dire, un minuto, progetti futuri, cosa avete in mente? Progetti futuri, a parte il furgone, stiamo pensando di ampliare l'attività che viene fatta per il discorso dei traslochi, facendo anche una parte di restauro, perché oggi come oggi molte volte ci arrivano dei mobili che non sono in Certo, buono stato direttamente utilizzabili, e però l'idea è quello, vanno. visto che ci sono due o tre volontari che sono in grado di farlo, di insegnare a dei nostri assistiti questo tipo di discorso, cioè questo nuovo lavoro, questa arte del restauro per Ok, per cui poter. questo è proprio l'esempio di come di fronte a un bisogno poi si creano, no, nuove iniziative, un bisogno tira l'altro. Allora io direi che siamo davvero arrivati al
al termine della nostra chiacchierata. Ezio, ti ringraziamo tanto proprio perché io prima ho detto cerchiamo testimoni del positivo, no? C'è gente appunto che raccontando la sua storia faccia vedere che, come dire, di fronte al bisogno ci si può rimboccare le maniche e davvero continuare a vivere e a vivere in una logica propositiva e costruttiva. Direi che Certo. l'esempio della tua associazione è evidentissimo, basta vedere tutti gli ambiti nei quali in qualche modo operate, dall'educazione all'integrazione, appunto al discorso del Covid, i vaccini e poi adesso accennare appunto i progetti futuri, sgombero cantine, arredo case. Bellissimo, bellissimo. Questo, noi, questa nostra trasmissione ha anche proprio un po' lo scopo di chiedere, no? Di chiedere che la gente insomma faccia volontariato. Bene, Ezio, grazie. Caterina, Grazie a voi. grazie. Grazie Ezio, grazie Carlo, grazie a tutti voi. Davvero, alla prossima. Buona serata.